Ciao a tutti e benvenuti su Vapparts. Oggi iniziamo una serie di video nuovi, si chiamano i duelli. Prendiamo la stessa attrazione dello stesso produttore e andiamo a vedere come è stata implementata in due parchi diversi. Oggi iniziamo con la Madhouse, andiamo a vedere Gardaland e Legoland. Allora, la Madhouse è un concept di Vekoma che rientra nella categoria, penso, Madhouse, non rientra in nessun altro concept. È un'esperienza molto disorientante, che è fatta praticamente di un cilindro esterno che ruota e di una gondola che si inclina molto meno di quello che sembra in realtà. La combinazione dei due movimenti crea la sensazione di andare a testa in giù, quello che vede l'occhio non è quello che sente il corpo, quindi vi sembra di cadere in avanti ma in realtà avete la schiena attaccata al sedile e quant'altro. Se volete c'è il video in descrizione per capire esattamente come funziona. Ora andiamo a vedere come sono state implementate nei due parchi e andremo a vedere insieme com'è il building esterno, com'è la coda, com'è il theming della gondola della Madhouse, com'è il pre-show e com'è l'esperienza in generale. Io ho visitato Gardaland ad aprile 2022 e Legoland a maggio 2022. In termini di outbuilding, allora, la Madhouse è una struttura molto molto grande, quindi troverete spesso una sorta di capannone che poi viene, diciamo, reso un pochino più bello da una facciata, ma di solito è una struttura molto grande. Legoland ha il capannone a vista che è stato parzialmente decorato, ma nulla di più, e una facciata invece molto molto bella fatta utilizzando tutti gli elementi Lego, quindi tutti i vari mattoncini. Ma Gardaland è invece l'unica al mondo in cui è completamente interrata, quindi fa parte della Fantasy Kingdom, è sotto all'albero di Prezzemolo e non si direbbe mai che c'è una Madhouse, struttura così grande, in quell'area del parco. Quindi il punto sicuramente va a Gardaland. Per quello che riguarda la coda, allora, la coda di Gardaland è abbastanza semplice, è sotto all'albero ma non c'è molto, mentre Legoland ha fatto una coda molto ben tematizzata, tra l'altro inserendo tantissimi elementi di gioco, quindi punti selfie o punti interattivi per i bambini. Quindi secondo me a livello di coda vince Legoland. Poi in termini di theming, allora, della gondola e della Madhouse, quella di Prezzemolo è molto molto fumettosa e secondo me forse tra un po' in inganno, nel senso che poi l'esperienza di per sé è abbastanza intensa, insomma. Quindi è bella come tematizzazione, ma secondo me forse non è al 100% appropriata alla tipologia di ride. Mentre Legoland ha sempre tutto fatto con i mattoncini, ma con un tema già un pochino più dark, per quanto possa essere dark Lego, e quindi secondo me a livello di tematizzazione di gondola e della stanza, diciamo, della Madhouse, vince di nuovo Legoland. Allora, a livelli di pre-show, Gardaland aveva un pre-show che era anche molto molto bello, è stato chiuso a causa Covid e a oggi non è stato ancora riaperto, quindi penso sia la prima attrazione al mondo che è affetta da sindrome post-Covid, perché i pre-show a Gardaland ormai ci sono, quindi non si capisce. Al momento si entra tramite le uscite di sicurezza, è un'esperienza molto molto scadente e quindi in realtà il pre-show non c'è. Mentre a Legoland, nonostante si svolga tutto in una stanza unica, molto bello il filmato, molto coinvolgente, la gente balla, canta, ride, quindi secondo me missione riuscita e crea poi diciamo il set giusto poi per entrare in Madhouse. Quindi qua il punto va a Legoland. Allora, overall experience, secondo me ovviamente vince Legoland perché il pre-show nella Madhouse è parte integrante dell'attrazione, quindi senza il pre-show la Madhouse di per sé dice poco, e il fatto che Gardaland abbia deciso di togliere il pre-show ovviamente penalizza tantissimo l'esperienza. Tra l'altro è, secondo me, la Madhouse una tipologia di attrazione che ha una ripetibilità pari a zero, nel senso che una volta che avete capito un po' come funziona non viene voglia di rifarla. Senza il pre-show assolutamente forse non viene neanche voglia di farla la prima volta. L'ultima curiosità, Legoland classifica questa attrazione come attrazione per famiglie, mentre Gardaland la classifica addirittura come
Adrenaline, quindi è la stessa categoria di Raptor e Oblivion, che mi sembra un pochino tanto. Ultima nota su Gardaland, in termini di posizionamento, hanno messo questa attrazione che comunque è per famiglie ma è abbastanza intensa, è stata messa in Fantasy Kingdom, che è invece la land dei bambini, e quindi non ho mai capito sinceramente la coerenza tra quella tipologia di attrazione e la land in cui è stata inserita, ma questo semplicemente una nota. Detto ciò, abbiamo visto che appunto vince Legoland. Secondo me, se Gardaland avesse di nuovo il pre-show, probabilmente vincerebbe Gardaland, ma allo stato attuale l'esperienza è davvero povera. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, arriveranno tanti altri duelli, quindi iscrivetevi al canale.